Salve a tutti, eccoci un'altra delle nostre pillole di santità salesiana. Oggi, 13 maggio, si ricorda Santa Maria Domenica Mazzarello, che, come tutti ben sanno, o almeno spero, è la fondatrice delle Figlie di Maria Esiliatrice. E allora, chi meglio di loro ci possono dare degli spunti di riflessione su questa figura importante all'interno della famiglia salesiana? Buon ascolto e grazie dell'attenzione. Guardate a lui e sarete luminose. Non avrà paura il vostro cuore. Camminerete tra le povertà del mondo. Innanzitutto ti ringrazio, Suor Cristina. Volevo chiederti per favore di regalarci uno spunto di riflessione su Madre Mazzarello nel giorno della sua memoria. Beh, di Madre Mazzarello si possono dire tante cose. Quella che a me in questo momento aiuta e fa del bene è questa, che lei ci ricorda sempre che quando il Signore è con noi, quando Gesù è con noi, anche nelle difficoltà possiamo trovare la forza per andare avanti. E quindi quando il Signore è con noi tutto va bene e questo ci dà gioia e pace. E per me è una grande forza in questo momento. Grazie. Grazie anche a Suor Marilena. Anche a te chiedo per favore di regalarci un pensiero su Madre Mazzarello. Una frase di Madre Mazzarello che mi ha sempre colpito e che mi piace molto è questa che ci propone qui, che abbiamo nella nostra chiesa grande. E dice: Gesù possa dirti figlia, ma possiamo dire figlio, mi sei cara, sono contento del tuo operare. Che Madre Mazzarello e che Gesù possano dirci sempre: sono contento del tuo operare. Buona festa. Grazie Suor Lucia, chiediamo anche a te un piccolo pensiero sulla vita di Madre Mazzarello per aiutarci a riflettere. Madre Mazzarello nelle sue lettere diceva sempre: state sempre allegri. L'allegria di cui parla Madre Mazzarello non è solo frutto della speranza, ma si esprime anche in alcuni atteggiamenti importanti: il coraggio, l'audacia, il non lasciarsi abbattere dalle circostanze, la costanza e la perseveranza. Grazie mille. Sempre a te. A voi affido.